Per New Reporter ci troviamo oggi a Palazzo Zanca, qui al Comune di Messina, per la presentazione del gruppo Caronte Tourist del bilancio di sostenibilità del 2023. Grazie intanto alle autorità, come si dice in questi casi, civili, militari e religiose, che hanno deciso di dedicare un po' del loro prezioso tempo a quello che per noi è un evento, perché il gruppo Caronte Tourist è un evento. La presentazione del proprio bilancio di sostenibilità. Sì, a me piace sottolineare intanto che noi facciamo questa operazione dal 2017. E, prima si chiamava bilancio sociale, poi si è chiamato bilancio di comunità, adesso bilancio di sostenibilità, come a dimostrare insomma una crescita progressiva di un documento che traduce il bilancio contabile nelle attività che compongono la nostra responsabilità sociale d'impresa. Quindi è un modo per leggere il comportamento più o meno virtuoso di un'azienda nei confronti dei territori che ospitano questa azienda medesima, in cui questa azienda è cresciuta e dai quali tanto ha avuto. E quello che facciamo, non siamo obbligati a farlo, il bilancio di sostenibilità diventerà obbligatorio dal prossimo anno probabilmente, quando sarà integrato al bilancio diciamo civilistico, però insomma, siamo convinti che sia quasi un obbligo per noi. Sì, il bilancio si chiama di sostenibilità e istintivamente verrebbe da pensare solo all'ambiente, all'impatto ambientale. In realtà c'è una sostenibilità che riguarda le persone, che riguarda le attività di inclusione, quindi di rispetto di tutte le individualità che non sono diversità, non sono difetti, e di rispetto delle persone a partire da quelle che lavorano con noi, quindi di relazioni serie, come si dice, insomma, uguali, paritarie per le persone che lavorano con noi, a prescindere dal genere, a prescindere da come la pensano, e rapporti anche importanti con chi le rappresenta, quindi con le organizzazioni sindacali, insomma, col mondo del lavoro in generale. In questo senso un argomento importante è quello della sicurezza sul lavoro. Ieri il Presidente della Repubblica ha ricordato a tutti che la sicurezza sul lavoro è una priorità. I numeri purtroppo ci consegnano una situazione da guerra civile, sono quasi 700 morti dall'inizio dell'anno. Ecco, per noi questo è un impegno che non tramonta, che esiste da tempo e non tramonta, sapendo che siamo un grande gruppo con più di 1200 dipendenti e che quindi l'attenzione deve essere sempre tenuta alta e ai massimi livelli. Noi come azienda tante volte a Messina veniamo identificati semplicemente come traghettatori, ma la gente non si rende conto esattamente di che cosa noi facciamo, quello che rappresentiamo per il territorio. Quindi oggi è stato un ottimo strumento di comunicazione per far capire a tutta la comunità, le istituzioni presenti, i rapporti con prefettura, con questura, con tutto, con l'amministrazione, con i nostri clienti, con i nostri fornitori, ma non solo a Messina, stiamo parlando di Trapani, di Palermo, di Porto Empedocle, di 15 isole, i 30 porti in cui noi operiamo. Tutto questo è frutto di un lavoro e di un'organizzazione che è enorme, è impressionante, e l'effetto che noi portiamo sul territorio, quindi un fatturato che viene trasporto ai nostri fornitori, ai nostri collaboratori, 80 milioni a tutti i nostri collaboratori, 140 milioni l'anno ai nostri fornitori, questo rappresenta una redistribuzione della ricchezza e del benessere. E quindi qua si parla di sostenibilità, in senso di sostenibilità non solo economica quindi, ma anche ambientale per le nuove navi che stanno comprando e che non immettono più carbonio in aria, ma anche di sostenibilità sociale, cioè lo sviluppo, tutta una serie di interrelazioni, quindi non solo con l'università ma con le associazioni, ma la creazione anche al nostro interno di nuove funzioni, quindi l'energy manager, come anche il disability e diversity manager, e il consigliere di fiducia. Anche oggi abbiamo avuto la visita degli istituti con cui noi abbiamo a che fare. Noi abbiamo a che fare con 7 istituti presenti qua a Messina, a Villa San Giovanni, a Catania, a Bagnara Calabra. Mettiamo delle borse di studio ogni anno e quindi tutte queste scuole cosa fanno? Interagiscono con noi, perché tutti i giovani alla fin fine finiscono all'interno delle nostre navi, quindi possono fare palestra all'interno delle nostre navi ed entrano immediatamente nel mondo del lavoro nella maniera più professionale. Sviluppi futuri ne abbiamo tanti, abbiamo nuove navi, diversi investimenti, nuove rotte, perché oltre alla Sicilia e alla Messina-Salerno stiamo alla Maddalena con una piccolina, ma lì potremo crescere, stiamo sull'Elba, il nostro futuro magari potrà essere in Croazia e in qualche altro posto. Guardiamo un po' tutta la sala composta in maniera ordinata da forze dell'ordine,
associazioni, imprenditori, studenti, sindacati, una città che si raccoglie in un momento in cui non si presenta il bilancio di sostenibilità in quanto tale, ma si presenta una realtà fatta di numeri, di lavoro, di pezzi di città appunto che si raccolgono per ascoltare, capire e vedere come tutti insieme, nei vari ruoli, si deve, si vuole, si può far tanto appunto per la nostra città. Un bilancio di sostenibilità, ci stava il professore Vermiglio, che oggi si chiama sostenibilità, nasce dal bilancio sociale. Io da studente ricordo come il bilancio sociale ha aperto poi a tutti questi nuovi strumenti che non sono solo numeri, ma sono fatti che nascono da un'attività imprenditoriale importante, che è un'attività imprenditoriale importante della nostra città, ma che mettono a sistema tutto il mondo che giornalmente lavora con voi, tra virgolette, per voi, dando un supporto di varia natura in tutti i campi, anche in quello, ripeto, delle forze dell'ordine, che vedo sempre in prima fila e che ringrazio sempre per mantenere alto un profilo di grande rigore morale. Quindi mi fa piacere che quest'anno questo bilancio venga presentato nella casa comunale, che è una casa aperta a tutti e che quindi accoglie un momento importante che, come sentirete, io scappo, ve lo dico prima così non ve lo prenderà male, come sentirete, parlerà non solo di numeri ma di risultati, ma soprattutto di interazione con il territorio. A me fa veramente piacere e saluto la comunità che sta ascoltando tramite il linguaggio dei segni una cosa nuova, una cosa che deve arrivare a tutti e che, ripeto, non è fatta solo di numeri ma anche di tante azioni. La nostra città ha bisogno di queste presenze, da questo lato del tavolo e dall'altro lato del tavolo, perché la presentazione delle attività che vengono svolte fa capire come la sinergia istituzionale poi possa portare risultati imprenditoriali, perché è giusto che sia così, ma anche in termini di qualità e di servizi per la città. L'azienda cresce, va avanti, è stata fondata da mio padre, mio nonno, il nonno di Lorenzo, ormai sono 60 anni, ma continuiamo a crescere e a migliorare. La nostra crescita chiaramente parte dal passato, va verso il futuro, quindi innanzitutto la nostra specializzazione. Noi siamo nati nello stretto di Messina, sappiamo collegare bene le comunità, le persone, io ci definisco sempre non armatori, traghettatori, perché dà più il senso di quello che è un collegamento, quindi su questo ci stiamo specializzando. Siamo nati nello stretto, siamo già presenti in tutta la Sicilia collegando le isole minori, dove ogni comunità ha un tema da dover seguire. Siamo presenti all'Elba e lo saremo di più, siamo presenti a Maddalena, tentiamo di andare all'estero dove, devo dire, nonostante l'Unione Europea non sempre, come dire, funziona la libera circolazione in Croazia, a portare questo patrimonio di cultura che si è formato nello stretto di Messina, nella capacità appunto di traghettare, quindi unire due sponde non solo come un collegamento. Quindi questo è dove guardiamo. Poi lo stiamo facendo con navi sempre più nuove, sempre più moderne, ormai fortemente automatizzate, ma soprattutto sostenibili. Abbiamo a Messina l'unico traghetto del Mediterraneo che funziona ad LNG, abbiamo a Leolia una nave che funziona ad LNG, la società spinge, questo Lorenzo è, diciamo, il dominus di questo settore perché ci ha creduto per primo e tutti l'abbiamo seguito perché è la cosa giusta, in un'integrazione per abbattere l'impronta, diciamo, della società sul territorio. Quindi oggi andiamo con l'LNG, chissà un giorno produrremo l'LNG di un biogas chiudendo un ciclo completamente. Navi ormai manovriere, abbiamo portato nell'Eolia l'esperienza di Messina, la nave Nerea riesce a operare in condizioni meteomarine dove prima non si navigava, ora si naviga, quindi abbiamo fatto di più, soprattutto navi efficienti e comfort. Al contempo, sempre facendo forza sull'esperienza, chiamiamo locale, abbiamo portato ai massimi livelli e porteremo di più tutti i sistemi che consentono un funzionamento efficiente dell'azienda. Avrete già visto, Pietraghetta, che il biglietto si è smaterializzato, può essere acquistato
ormai su tantissime piattaforme, i piazzali vengono gestiti da sistemi elettronici che li ottimizzano, esiste una torre di controllo che abbiamo creato tanti anni fa che ormai sorveglia tutte le navi e, come dire, ottimizza i percorsi che vengono fatti per garantire una maggiore efficienza, un'economicità e una sostenibilità. Quanto prima avremo anche una torre di controllo per quanto riguarda apparati motore e altro che garantirà la, diciamo, una maggiore affidabilità delle navi. Portiamo avanti progetti di integrazione con ANAS per conoscere i flussi di traffico in maniera tale da preparare il servizio per accogliere i minimizzanti e chiaramente guardiamo con curiosità all'intelligenza artificiale, quello che può fare per la società e per ulteriormente migliorare l'efficienza dei sistemi, della collocazione del personale, le tratte, le linee e tutto quanto. Ma soprattutto curiamo gli uomini. Gli uomini, vedo tanti ragazzi in fondo, non solo formandoli, aiutandoli a crescere, dandogli una prospettiva di carriera, ma soprattutto stimolandoli per prendere questa carriera che è la via del mare, che non è facile, non è difficile, richiede impegno e tanta passione. Ecco, questo ho cercato di compattare quelli che sono le tracce del nostro futuro, grazie della pazienza. Ci sono persone ci sono dietro i nostri collaboratori, persone dietro le associazioni, persone che hanno una vita, che hanno un'idea, che hanno un pensiero diverso anche dal nostro, non ha importanza. Cerchiamo di raccogliere e di far trasudare l'umanità che possiamo avere, che ultimamente manca moltissimo, secondo me. Noi abbiamo iniziato a fare le borse di studio come Turis 50 anni, 40 anni fa, ora non posso dire perché sennò svelerei la mia ignobile età che è da centenaria e quindi pensi l'importanza che può avere tutto questo che nel corso degli anni e che può avere oggi dove tantissimi valori sembra che si erano perduti, in realtà non è vero, è poca gente che li dimostra. Noi stiamo cercando di fare tutto, coprire tutto quello che può essere qui nella nostra città, che è uguale a quelle delle città di tutto il mondo, perché noi siamo il mondo.